Ciao e bentornato nel Brusa Garage. In questo video andrò a restaurare una bicicross degli anni 70. La bici, come avete visto, è messa veramente molto molto bene, l'ho trovata su Subito a 25 euro, quindi una cifra ridicola. Presenta però qualche problemino, ad esempio le manca la ruota davanti, il fanale è rotto, la pipa manubrio è rotta e ha bisogno di una rinfrescata generale. Non sarà quindi un restauro totale atto a cambiarli i connotati come quello della Graziella, ma sarà un restauro conservativo. Quindi andrò a riparare le parti danneggiate, andrò a dare una ripulita al telaio e andrò a lucidare le cromature. Come al solito partiamo subito con lo smontaggio, ma prima... iscriviti al canale! La catena, come avete visto, sembra praticamente nuova, quindi si pulisce per bene e si recupera. Ed ecco che fa la sua ricomparsa il pressapochistico smaglia catena. Sì, non ne ho ancora comprato uno nuovo, quindi ci accontentiamo.
bici completamente smontata. Come avete visto, la serie sterzo, la pipa manubrio, è stato veramente difficile toglierla perché l'avevano arrabattata in una maniera che neanche io avrei saputo fare di meglio, veramente. Comunque adesso si pulisce tutto, si lucidano le cromature, si ingrassano le varie cose e poi si rimonta il tutto. Non la rivernicerò, rimane così. Dal momento che non è una salta fosse originale, ho deciso di farne la parodia, quindi è diventata la Sautanen, che in piemontese vuol dire non salta. E adesso, ahimè, è giunto il momento di lucidare le cromature, un lavoro veramente sgradevole, veramente lungo, ci va tanto olio di gomito e tanta pazienza. Se non avete visto come lucidare le cromature, qui in alto vi lascio il link al video. Comunque uso la paglietta, quella d'acciaio, e la crema lucidante gli osso, e poi lucido col trapano colonna la cromatura. Ve ne faccio vedere un pezzo, dai. Proviamo col parafango posteriore. Come vedete è veramente molto opaco, molto rovinato, ma soprattutto molto sporco. Quindi la prima cosa da fare è andare a lavarlo con una spazzolina tipo questa. Dopo averlo lavato per bene, paglietta di metallo. E tanta pazienza, magari conviene bagnarlo ogni tanto. Guardate com'è già cambiata la storia. E per finire la pasta lucidante agli osso, quindi si mette sulla superficie, si spalma per bene, si lascia agire qualche minuto e poi col trapano colonna, nel mio caso, andrò a rimuoverle, quindi a lucidare il pezzo. E questo è grosso modo il risultato finale. Adesso bisogna però farlo per tutti gli altri pezzi.
Il video si conclude qui, spero che ti sia piaciuto, io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!